La donazione deve essere consapevole, questo è il termine chiave, perché è una procedura medica, è un atto di partecipazione alla socialità, è un atto di solidarietà, è estremamente importante l'informazione e quindi la consapevolezza di quello che si sta facendo. E questo vale per qualunque forma di donazione, dalla donazione di sangue alla potenziale donazione di cellule staminali per il trapianto di midollo osseo. La tipizzazione è un fenomeno, è una procedura abbastanza complessa che serve di fatto a determinare la compatibilità che ognuno di noi ha verso tutte le persone di questo mondo, perché ribadisco che l'iscrizione al registro donatori di midollo osseo di fatto è un registro mondiale. La potenziale donazione non avviene al singolo individuo, ma avviene potenzialmente a qualunque persona malata che c'è nel mondo.